minuti nel call center della mostra Modigliani presso Palazzo Ducale a Genova. Call center mostra Modigliani, buongiorno. Salve, volevo chiedere delle informazioni riguardo la mostra. È stato chiuso in anticipo. Arriviamo da Torino per visitarla, non lo sapevamo, quindi. Ah, che vi hanno detto? Che è stata chiusa, cioè che è stata sotto sequestro. E siamo un po' tristi anche perché siamo venuti apposta, sinceramente, era gli ultimi due giorni, un po' inquietante. La mostra di Amedeo Modigliani, che a Palazzo Ducale di Genova ha attirato oltre 100.000 visitatori, è stata chiusa dopo il sequestro giudiziario di quasi un terzo delle opere. La procura ha posto sotto sequestro 21 opere delle circa 60 che erano esposte, perché probabilmente, o almeno andrà accertato, potrebbero essere dei falsi. Avete comprato già i biglietti? Sì, l'abbiamo prenotati, abbiamo preso anche la prevendita e avevamo l'appuntamento l'1.50, siamo arrivati qua e ci siamo ritrovati spiazzati. La storia dei falsi di Modigliani comincia nel 1984, quando nei fossi di Livorno vengono rinvenute delle teste che si pensava fossero appunto di Modigliani. Quando si parla di falsi di Modigliani, qua siamo nel luogo simbolo. 33 anni fa, in questo canale di Livorno, vennero rinvenute tre teste, inizialmente attribuite a Modigliani. Una beffa colossale che scosse alle fondamenta il mondo dell'arte. Ecco, qui ci sono i tre falsi più famosi forse del mondo. Questa qui è Modi 1, che è quella fatta dall'artista Angelo Froglia. Lui fece proprio un'operazione studiata proprio per prendere in giro il mondo dell'arte. Questa sono quella dei tre ragazzi, Ghelarducci, Luridiana, Ferrucci, e è Modi 2. E questa invece è Modi 3, che è la seconda di Froglia. Nel 2020 ci sarà il centenario della morte di Modigliani. Questo significa che in ballo ci sono degli interessi economici fortissimi. Basti pensare che un quadro di Modigliani vero è stato venduto di recente a 170 milioni di dollari. Qui abbiamo da un lato un mercato in cui girano tantissimi soldi e dall'altro a volte anche un mercato in cui i controlli non sono spesso così rigorosi come si può pensare. L'inchiesta che ha portato alla chiusura della mostra di Genova parte da una denuncia del collezionista toscano Carlo Pepi, che già nel 1984 fu il primo a denunciare come false le teste ritrovate a Livorno. Mi portano il catalogo, lo sfoglio e quello che prevedevo è successo. Cioè vedo che la mostra praticamente è quasi tutta fasulla, tutta piena di falsi. Questo è plateale, è vergognoso. Ma come si fa a attribuire a un genio come era Modigliani questa cosa schiacciata che non sta né in cielo né in terra, questi disegnini di infima qualità, sono abissali di differenza. Come si fa a pensare che sia il solito autore? Si è copiato, però malamente copiato. Cioè, questo è quello vero e questo... Questo è quello falso che è a Genova. Quanto vale il mercato del falso? Un disegno autentico, lo faccio vedere a New York, l'anno fa ha fatto 1,5 milioni di euro un disegno. Un nudo tipo quello che è autentico ha fatto 170 milioni di dollari. C'è 70 milioni di dollari. Quindi il mercato del falso è un mercato enorme. Oh, enorme, sono pieni di soldi, trabocca da tutte le parti. I falsari governano tutto, capito? Con valigiate di soldi. E come stampare soldi?